Ai microfoni di Fides, Paolo Capurso, primo palleggiatore della formazione maschile di Serie C. Paolo, oggi era un ostacolo difficile da superare, una vittoria davvero ben conquistata, una grande prestazione di tutta la squadra, forse una vittoria anche a sorpresa. Sì, sapevamo che non era una partita facile, anche se comunque l'Equasent ha perso dei componenti importanti, però sapevamo di avere qualche possibilità in più rispetto alla prima parte del campionato. C'è stata una prova incredibile, tutta parte di tutta la squadra, uno spirito di gruppo e i risultati si sono visti. Abbiamo giocato abbastanza bene. Una prova, appunto, è definito bene, incredibile. Marco Mariani e soprattutto Raspatella oggi uno dei migliori in campo. Su che cosa avete lavorato in questa settimana, viste le defiance insuperabili, quelle della mancanza dell'opposto? Sì, abbiamo perso pezzi, stava facendo, e quindi sapevamo che i 6+1 che dovevano scendere in campo erano praticamente costretti, tranne il secondo libero e il secondo palleggiato Lemarco. Quindi abbiamo lavorato con Mariani opposto e il gioco era, nonostante fosse abbastanza scontato, è riuscito a farci portare a casa i 3 punti. A questo punto il tabellone diventa aperto a qualsiasi tipo di pronostico, perché Equasnet era un avversario davvero duro da superare. Che cos'altro ci possiamo aspettare? E adesso mancano 6 partite, non ricordo. Comunque abbiamo dimostrato che anche con una squadra di questo livello siamo riusciti a far punto, quindi ora con lo stesso spirito dobbiamo giocare anche le altre partite e ci riusciremo a salvare se continuiamo così. In bocca al lupo allora. Crepi. Ai microfoni di Fides, Alfredo Fiorillo, un ex di casa Fides in questa stagione, però nelle fila di Equasnet Bari Volley. Alfredo, oggi una prestazione un po' sottotono contro un avversario che forse era alla portata, viste anche i difetti, cioè la mancanza dell'opposto di Fides poteva essere un vantaggio per voi, invece è successo qualcosa di davvero sorprendente, capovolto il risultato della gara di andata, 3-0 in vostro favore, 3-1 questa volta in favore di Fides. Che cosa è successo? Sì, ha funzionato male la ricezione, loro si sono gasati, hanno giocato bene, una bella prestazione da parte di tutti. Ci sono mancati degli equilibri in campo, purtroppo, che nella pallavolo sono fondamentali. Nella vostra squadra ci sono anche delle assenze importanti, quando e se torneranno? Guarda, non ti so dire la situazione dei giocatori che sono mancati oggi. Noi ce la mettiamo sempre tutta, purtroppo pure con difficoltà in allenamento, poche persone, ce la mettiamo sempre tutta. Cambiano forse gli obiettivi rispetto a quelli dell'inizio della stagione, vista anche questa sconfitta, che cos'altro si può fare per acciuffare la zona alta della classifica? Sicuramente dobbiamo fare punti con le squadre abbordabili, abbiamo diverse partite difficili, comunque da non sottovalutare come l'Atletico e il Modugno. Dobbiamo mettercela tutta, purtroppo oggi è andata così, dobbiamo lavorare molto di più sulla ricezione, speriamo bene. Questa è la seconda sconfitta che Equasnet Volley subisce da parte di Fides, la prima per 3-2 negli ottavi di finale di Coppa Puglia, e adesso arriva questa settima giornata di ritorno. 2 su 3 sono gare che si è aggiudicata la Fides, questa è una supremazia, diciamo, obiettiva? Sì, allora hanno giocato bene tutte e due le partite, hanno meritato la vittoria e sicuramente non vedo l'ora di fare un altro incontro con la ex. Quanto ti manca questa squadra? Beh, sinceramente mi sono trovato bene l'anno scorso, bei compagni di squadra, buon allenatore, speriamo bene per il futuro. In bocca al lupo per il proseguo, Alfredo. Crepi, grazie. Ai microfoni di Fides, Nicola Regina, martello della formazione barese di Equasnet Volley. Sono ancora in corso delle contestazioni proprio in questo momento per via di una presunta anomalia che è stata sollevata dalla vostra squadra durante il corso del quarto set. È stato così determinante questo presunto svantaggio? No, determinante no, anche perché comunque i ragazzi della Fides hanno disputato una buona partita. Ora è stato fatto probabilmente un errore per quanto riguarda il riporto di un punteggio in un momento cruciale del set. È chiaro che è una cosa che magari andrebbe appurata. Va anche detto che questa è la seconda gara che Equasnet subisce. Dopo il primo 3-0, quello della gara di andata del primo dicembre, in vostro favore, poi è arrivata la prima sconfitta negli ottavi di Coppa Puglia per 3-2 e adesso arriva una vittoria ancora più secca, una valutazione oggettiva va fatta. Equasnet ha perso 2 volte su 3 contro Fides, al di là delle contestazioni forse c'è un dato che va preso in considerazione.
Vabbè, rispetto alla partita di andata, chiaramente la nostra squadra ha subito un grosso ridimensionamento, abbiamo perso un pochettino di alcune pedine molto importanti che chiaramente diciamo durante il corso della stagione ci hanno abbandonato, per cui diciamo al momento la rosa è incompleta e diciamo i giocatori che sono rimasti poi alla fine stanno cercando di mettere, di tenere comunque in piedi questa squadra e di portare a termine nel migliore dei modi questo campionato. A questo punto cambiano anche i vostri obiettivi rispetto a quelli dell'inizio della stagione, che cosa riuscirete a fare, che cosa potrete fare adesso con questo ridimensionamento? Noi diciamo che comunque alla fine stiamo lottando per i playoff, anche se comunque mi rendo conto che le altre squadre ci stanno inseguendo diciamo passo passo, per cui già i punti di oggi, perdere i punti di oggi significa comunque far avvicinare la sesta in classifica, perché credo che ormai dopo la giornata di oggi passiamo in quinta posizione, quindi sarà dura, ma vedremo di tenere diciamo quanto più possibile in modo tale da disputare questi playoff, speriamo. In bocca al lupo allora, Nicola. Crepi.